Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo ancora della campagna elettorale a Mazara del Vallo. Voi sapete che è un momento importante e quindi continuano i candidati a presentarsi, a farsi conoscere, a rappresentare i loro programmi e i loro movimenti, che cosa stanno facendo per la città con i cittadini. Con noi questa sera Roberto Frazzetta, commercialista e vice Presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo e uno dei protagonisti di questa campagna elettorale, che sente di poter andare forte, fiero delle sue capacità, delle sue conoscenze, e chiaramente sostenuto dal Movimento di Samorì e anche dall'onorevole Paolo Ruggirello. Allora, dottore Frazzetta, come continua questa campagna elettorale per lei? Ma diciamo che per quel che mi riguarda va bene, stiamo lavorando, stiamo progettando le cose da fare, stiamo formando le liste, discutiamo tutti i giorni con la gente nel tentativo di convincerla a peronare una causa giusta che volga alla risoluzione dei problemi e all'indirizzo dell'intera collettività. E la collettività come risponde? Ma la collettività come risponde? La collettività, per quel che mi riguarda, laddove dovesse essere onesta con se stesso, risponde bene. Poi chiaramente a dire la verità saranno le urne, quando si apriranno queste urne. Io ho la sensazione che la gente via via sta maturando, che sta prendendo coscienza che per cambiare le sorti della propria città e soprattutto le sorti del proprio destino bisogna, insomma, che alzi la testa e che questa volta possa finalmente, mi auguro anche liberamente, poter dar fiducia a chi di questa città ne vuol fare altro rispetto a ciò che oggi è. Senta, lei come sindaco cosa pensa di voler realizzare e che sindaco pensa di poter essere? Ma io per intanto le dico quel che sono stato in quanto consigliere comunale, perché fa parte della mia storia recente. Io sin dal primo giorno che sono stato eletto in consiglio comunale ho affrontato tematiche importanti all'indirizzo dell'intera collettività. Mi piace puntualizzarlo, perché non ho mai aiutato amici solo in quanto tali, ma mi sono sempre preoccupato a risolvere i problemi, per esempio, di quartieri nella loro interezza, seppur segnalati questi problemi da amici anche sul piano personale. Detto questo, la mia attività di questi 4 anni, io sono nuovo, ripeto, alla politica, la mia attività dura solo da 4 anni, è stata indirizzata unicamente a non perdere il contatto con il territorio. Ho incontrato tutti i giorni la gente della mia città, in centinaia tutti i giorni mi hanno rappresentato tematiche e problematiche, ho cercato di portarli avanti al meglio in consiglio comunale nei limiti, come dire, del consentito al ruolo del consigliere comunale. In ogni caso io ho atti dimostrabili che la mia attività politica in consiglio comunale è stata un'attività che si è distinta fortemente rispetto a quella degli altri. Quali sono questi atti? Ma ce ne sono diversi. Uno dei più importanti, lo voglio ricordare, è l'atto che riguarda l'inserimento nel piano triennale
del quarto ponte di collegamento tra Piazzale Guinci e la zona Trasmazzaro. Voglio ricordare all'intera comunità che in 40 anni nessuno c'era mai riuscito. Il consigliere Franzetta, attraverso una attività meticolosa e, come dire, duratura nel tempo, è riuscito a portare questo importante atto in consiglio comunale, a farlo condividere attraverso un intervento che mi ricordo essere stato particolarmente acceso in consiglio comunale, a farlo condividere all'intero consiglio comunale. Oggi noi ci ritroviamo un'opera realizzata importante già inserita nel piano triennale. Se lei dovesse fare un resoconto di questi anni che hanno visto la sindacatura dell'onorevole Cristaldi e di questo consiglio comunale, che voto darebbe a entrambi? Ma per quel che mi riguarda, io sono un deluso dalla politica. Io quando sono sceso in campo ho immaginato, ho sognato di poter mettere a frutto una serie di attività, un po' come sono abituato a fare nella vita, prima da padre di famiglia e poi da operatore economico. E nel privato sono sempre stato abituato a raggiungere obiettivi, anche nell'immediato. E se non nell'immediato, ho programmato perché questi obiettivi si potessero raggiungere. Ebbene, immediatamente mi sono reso conto che i tempi della politica sono ben diversi dai tempi che ha l'imprenditore. E allora mi devo dire deluso dall'attività politica in generale, non della mia, ma di quella proprio in generale. E lì ho conosciuto in quell'ambiente tutta una serie di colleghi, per alcuni dei quali nutro grande rispetto, per molti altri invece, come dire, dovessi valutare il comportamento, l'atteggiamento, le trasmigrazioni, le ideologie, mi consentirà di dire che la delusione sprofonda, come dire, nei più bassi sottopiani dell'inferno. Ho capito, ma il voto qual è? Ma per entrambi c'è da fare un distinguo, perché certo, le due attività sono attività completamente diverse. Il consiglio comunale fa politica e quindi esprime da un punto di vista politico anche valutazioni, e io concordo anche sul fatto che l'arte della mediazione deve saper mettere, come dire, d'accordo anche le diverse posizioni ideologiche. A volte ci si riesce, a volte meno, a volte no, ma comunque questo fa parte del gioco in un paese democratico. E quindi un voto che potrei assegnare alla politica in quanto rappresentanza consiliare, diciamo che va da fiacco a scendere, mi consentirai il termine, oggi mi avvarrò di diversi termini di questo tipo, diciamo da 5 in giù, in una scala 1 a 10, da 5 in giù. Quindi molto per quanto attiene, invece l'attività dell'amministrazione Cristaldi, bene, il voto diciamo che rasenta la sufficienza, e lo motivo in questi termini, questa sufficienza. Da Nicola Cristaldi ognuno di noi si aspettava qualcosa di più, qualcosa di importante in termini di cambiamento della città. Noi vivemmo un sogno quando lui si candidò e intravedemmo in lui, allora io per primo, il soggetto che, potendosi avvalere della propria posizione personale politica, ricordiamo che lui ha valcato insomma tutte le più importanti porte della politica ai più alti livelli, è stato rappresentante autorevolissimo dei più importanti partiti a livello nazionale. Questo era il sogno che noi si viveva in quel momento, e si pensava che a Mazara del Vallo, facendo questa operazione di determinarlo sindaco, Mazara se ne sarebbe potuta avvalere di queste sue doti da un lato e di queste sue conoscenze dall'altro lato. Bisogna anche ammettere che sono cambiate le regole della politica, i partiti sono crollati a livello nazionale anche da questo punto di vista. Io ero stato in consiglio comunale uno di quelli che lo aveva preannunciato prima ancora che ciò accadesse. Vorrei ricordare un po' il passaggio storico. Ti ricorderai che Fini aprì questa ondata di malumore quando litigò con Berlusconi, quando alzandosi gli disse perché non mi cacci, eccetera, e poi fu cosa che effettivamente avvenne, e poi Fini scomparve dalla scena politica nazionale. Bene, tutte queste cose io le avevo anticipate prima ancora che accadessero. Perché? Perché avevo già visto oltre, e nel vedere oltre avevo visto, vedevo precipitare il sistema.
il precipitarsi del sistema non consentì più al sindaco Cristaldi di potersi avvalere. Non è una scusante che io voglio riconoscere al sindaco, ma è una constatazione dei fatti. Mi piace essere intellettualmente onesto anche da questo punto di vista. Gli crollò il mondo addosso quando non poteva avvalersi più dei sistemi storici dettati dai partiti nazionali che in tempi non molto lontani ancora si avvalevano della ripartizione politico-partitico territoriale, scuserai la cacofonia in senso generale, che per cascata non poté più portare nulla al territorio. Il 6, in quanto, come dire, a sufficienza appena raggiunta, glielo riconosco per la semplice ragione che Nicola Cristaldi comunque si è sforzato nei limiti di quanto ha potuto a organizzare una macchina amministrativa, poi c'è riuscito o non c'è riuscito, questi sono altri fatti, e attraverso questo ridisegno seppur parziale della classe dirigente, della rotazione di alcuni dirigenti, ha ottenuto un minimo di risultato, insomma in parte parecchio visibile in città, solo in parte. Ma questo fatto che il sindaco è costretto a prendersi come assessori gli uomini provenienti dai partiti e non poter scegliere, come per esempio riuscì a fare soltanto nella prima sindacatura Salvatore Lombardo a Marsala, quanto incide negativamente in un'amministrazione? Incide tantissimo per la semplice ragione che un sindaco, nella sua logica di sviluppo della città, dovrebbe teoricamente avvalersi delle migliori professionalità che lui ritiene utili al raggiungimento dello scopo e soprattutto al portare avanti di un processo programmatico delle proprie attività. In politica questo purtroppo non funziona, perché un sindaco, per essere eletto, ha bisogno di creare una serie di condizioni che poi si traducono in voti, e molto spesso, insomma, si lascia trascinare dalla devianza mentale, non parliamo di altro, è politica, che lo dirigono verso brutte strade da questo punto di vista, perché si assoggetta ai vari soggetti noti che rappresentano movimenti politici piuttosto che partiti politici, che fanno politica solo per la semplice ragione di potersi garantire loro i loro affari e contemporaneamente gli affari degli amici. Bene, bisognerebbe invece avere il coraggio, come dire, arrivato a questo punto, di mandare tutti a casa, e per mandare tutti a casa bisogna anche avere il coraggio di presentarsi con la faccia e con il petto, di rivolgersi alla gente cercando di far comprendere alla gente che è arrivato il momento di cambiare. Bisogna avere il coraggio di non inserire uomini vecchi della politica all'interno delle liste, con tutti i rischi elettorali che questo comporta, perché comprenderai che quando si cambia, e si cambia radicalmente, si va verso l'oblio, possibilmente verso il grande punto interrogativo che non ti dà certezze. Bene, io sono uno di quei candidati sindaci che vuol rischiare questo, vuol rischiare di dire alla gente: io sono qua, sono qui con un progetto, sono qui con una squadra di uomini nuovi alla politica che ci vogliono mettere la faccia, che ci vogliono mettere il petto, che hanno sposato un progetto di ampio respiro che io ritengo essere l'unico vero grande progetto per questa città. E ieri uno dei candidati a sindaco ha, diciamo, ufficializzato due assessori donna. Il fatto che i candidati a sindaco che presentano la squadra assessoriale non debbano rimanere per tutti i 5 anni vincolati agli assessori che hanno designato, e a mio avviso è un grandissimo difetto, perché consente questi giochetti di sottobanco che consentono anche ai partiti di poter ricattare, e non danno la sicurezza di una squadra che nasce in maniera compatta con un disegno politico preciso. Quello che tu dici è di una gravità inaudita, è la verità, ma è una verità cruda e molto grave che noi bisogna, come dire, che la si scardini in una qualche maniera, perché vedi, se tu ti riferisci al candidato a cui io penso tu possa riferirti, io ti dico che non è vero che questi amministratori ieri nominati non fanno parte di partiti. Tra questi c'è una signora che non solo è parte integrante, imponente all'interno di un partito, credo il Partito Democratico,
non solo ha una sua storia, una sua... E come fa ad appoggiare un candidato che non fa parte del Partito Democratico? Questo non deve chiederlo a me, deve chiederlo al candidato a cui ti riferisci, io rispondo del mio. Comprenderai però che io mi trovo in una situazione molto particolare, mi trovo in una situazione di concorrenza ed evito che altri possano fraintendere le cose che dico. Mi risulta che la tessera questa signora ce l'ha da decenni, mi risulta che viene fuori da una famiglia storicamente di aria. È strano, stranissimo che sia andata ad appoggiare un progetto amministrativo certamente lontano dal suo modo di pensare. Quindi a Cristaldi che voto? Perché poi il voto l'abbiamo dato sotto i 5. Ho detto 6. Un 6 pieno. Un 6, diciamo un 6 meno, quasi 6, dai. Okay. Un 6 meno, professore, quasi cattivo. 6. Non sono proprio. No, perché no, voglio dire, a scuola no, quando ti mettono quel 6 meno dà fastidio tremendissimo. O metti 6 o metti 5 e mezzo. Sì, hai ragione, però a volte non si può raggiungere un numero pieno per la semplice ragione che poi significherebbe abbondare. In questo caso non significa deficere da questo punto di vista, non assolutamente. No, vedi, io sono un perfezionista, sotto tutti i punti di vista non ho mai trovato la perfezione, stai attenta. Lo so, perché ritengo perché che non esista, io la inseguo da una vita e ti posso garantire che non l'ho trovata. Ma inseguirla è già una bella idealità. Però non l'ho mai trovata, comprendo che la perfezione fa parte, come dire, del dicono che non è di questo mondo, di un altro mondo, del mondo dei cieli, e noi siamo sulla terra e quindi siamo imperfetti già da noi stessi, per noi stessi, però siamo perfettibili. Io sono alla ricerca della perfezione che non riesco a trovare, e già che sono sempre alla ricerca della perfezione non posso dare un voto maggiore di quello che ho dato al sindaco Cristaldi, pur volendogli bene sotto l'aspetto affettivo, perché non è riuscito a cambiare o a iniziare un percorso di cambiamento per la città come io auspicavo che facesse. Peraltro io sono stato in tempi non sospetti non solo uno dei suoi più efferratissimi sostenitori e difensori ad oltranza in consiglio comunale, sono stato anche uno di quelli eletto con il sindaco amico Nicola Cristaldi nelle sue liste, e contemporaneamente sono stato uno di quelli che ha sposato quel progetto, che l'ha somministrato in tutte le sue forme, nelle lingue più appropriate, più comprensibili ai cittadini, quindi comprenderai che io appartengo a quella fascia dei delusi da questo punto di vista. Che però in virtù di questa amicizia e anche considerazione, qualora dovesse andare al ballottaggio Cristaldi con un altro candidato che non fosse lei, lei chi preferirebbe sostenere a quel punto? È una domanda difficile, molto tendenziosa, dalla quale mi consentirai di astenermi dal darti la risposta, perché per intanto io chiediamo sono... al giudice se la domanda è ammessa. No, guarda, per intanto io ho davanti a me un solo obiettivo, il mio obiettivo è il bene della città. E il bene della città, perché vedi, io sono mancato parecchi anni da questa città, ho fatto l'estero, mi manca solamente l'Australia, amo ricordarlo a me stesso e a quanti mi ascoltano, perché l'esperienza che ho potuto maturare nel mondo è tale per cui non solo mi ha arricchito da un punto di vista del bagaglio culturale, se vuoi anche professionale e manageriale, ma mi ha provocato e prodotto una serie di ferite. Perché la lontananza dalla mia famiglia, l'averla sacrificata per oltre 25 anni e contemporaneamente la lontananza dalla mia terra mi ha fatto ulteriormente innamorare tanto della famiglia quanto della mia terra. E questo amore è tale per cui io non svenderei mai né il mio voto, né il voto dei miei amici, né quello del gruppo o dei gruppi che mi sostengono, se questi, ove io non dovessi andare al ballottaggio come tu ipotizzi, ma io ritengo di vincere al primo turno. Ma quella era una domanda. L'ipotesi non esiste, bene, io non violenterei psicologicamente i miei sostenitori nel votare questo o quell'altro solo perché amico, ma direi loro che, non essendo stato io prescelto per andare al ballottaggio, ripeto, ipotesi per me inesistente perché io vinco al primo turno,
li inviterei a votare il miglior progetto che dirigga nell'interesse della collettività allo sviluppo effettivo della città. Bene, lei come pensa di vincere al primo turno? Ottenendo il consenso dei voti liberi oppure anche rafforzando le proprie liste? Io in questo momento, come dicevo, sto lavorando sulle liste, ma non sto ricercando spasmodicamente, come dire, grossi contenitori di voti. Amo mettere dentro gente, come ti dicevo prima, che crede nel progetto e nell'uomo, e contemporaneamente non mi sto avvalendo di una serie di accordi di sottobanco, per comprenderci, con i partiti tradizionali. Non posso negare che anche su di me ci sono lavori in corso a livello regionale e a livello nazionale, perché si veda un po' il da farsi, perché comprenderai che un centrodestra spaccato in questo momento da un punto di vista elettorale potenzialmente in quattro non è produttivo, quindi ci sono dei tentativi che dirigono verso l'invito alla riflessione e all'opportunità, che io ho raccolto e sul quale invito stiamo lavorando per vedere se ci sono condizioni. All'unica però condizione è che non si parta con pregiudizi a prioristicamente predefiniti o preconfezionati da parte dei soliti capoccioni della politica. Non si sacrifichino alcuni per altri, insomma. No, se si dovesse raggiungere un accordo, qualcuno si dovrà pur sacrificare, questo è la legge della matematica, non c'è niente da fare, ma non le idee e i valori. Vedi, un candidato sindaco che vuole realmente bene alla propria città, al territorio, non svende il proprio progetto amministrativo se è convinto che quel progetto amministrativo dirige veramente verso la risoluzione dei problemi, e se ha focalizzato una serie di punti programmatici, che io amo chiamare progettuali, non propagandistici elettorali, ma progettuali da un punto di vista amministrativo, bene, quel sindaco deve tentare, un po' come sto facendo io, anche con i partiti di sigla, con nazionale, con i quali discuto, di non negoziarli, perché è il sindaco che ha la percezione dei fabbisogni del proprio territorio, e se addentro a questi fabbisogni il sindaco ha identificato le soluzioni, bene, queste diventano soluzioni patrimonio del sindaco, che non possono essere assolutamente, come dire, violentate dalle logiche dei partiti o dalle logiche di appartenenza. Certo, all'interno di un programma c'è la possibilità di condividere una serie di aspetti con altri soggetti autorevoli della politica, se questi però non cozzano, se non vanno in conflitto con i 4-5 punti di programma del sindaco, perché da lui identificati e perché facenti parte, come dire, dell'ipotesi di sviluppo economico, sociale della città. Quali sono i territori di Mazara del Vallo che andrebbero più potenziati e che in questo momento invece stanno soffrendo maggiormente? Altra bella domanda. Io mi trovo bene perché riusciamo insieme a sviscerare una serie di problematiche probabilmente mai trattate prima. Vedi, Mazara del Vallo è una città molto particolare. Per intanto Mazara è una città che è tagliata in due da un fiume, che vive, come dire, le difficoltà di essere una doppia città. È come se una parte fosse la città nella città e l'altra altrettanto. Bene, questa è una delle tematiche che un sindaco deve porsi e deve immaginare di poterli risolvere in una determinata maniera. Non a caso l'approvazione di quel famoso quarto ponte di cui ti parlavo, che non è semplicemente il viatico per la risoluzione del problema viario. No, assolutamente no, perché da un punto di vista è molto di più, perché da un punto di vista economico, studiato da chi come me, insomma, si occupa di questa materia, è la condizione, è una delle condizioni di sviluppo della città. Ma quando io parlo di sviluppo della città, parlo di sviluppo delle due aree della città. Non dimentichiamo che la parte del Transmazzaro è una parte mal servita
non solo da un punto di vista dei servizi, ma anche da un punto di vista della ipotetica evoluzione economica delle strutture lì insistenti. Immagina cosa significa poter collegare Piazzale Quinci al Trasmazzaro, rendere fruibili quelle strutture da un punto di vista che lì insistono, quindi nella zona Trasmazzaro, renderle fruibili da un punto di vista commerciale e produttivo, in generale riconvertirle per lo scopo e soprattutto metterle a servizio, per esempio, di un ipotetico nascente nuovo polmone economico che è il turismo. Se lì immagini, per esempio, che noi si possa ipotizzare la creazione e l'approdo di un centro commerciale all'aperto dove far insistere gli outlet, comprenderai che tutto il traffico di scopo che è diretto Roma, ad agire tra Roma e Pomezia, è come quello ad agire a Catania, andiamo qui nelle zone a noi molto più vicine, che è molto bello. Che è molto bello, immagina cosa significa poterlo allocare in quell'area. E lei ha anticipato significa... però una domanda che per me è fondamentale. Prego. E quindi gliela inserisco così completa meglio il suo ragionamento. Qual è la ragione per la quale non si riesce a creare un reale polmone commerciale tra Marsala e Mazara e chiusi tra Castelvetrano e Palermo? Mi sembra che ci sia una strategia maestra molto forte che impedisce questa realizzazione, e che poi la politica miope, e quella forse anche in qualche modo bloccata, ha continuato a sostenere. Perché se noi pensiamo che è vero che i centri commerciali in qualche modo possono debba operare quelli negozi che stanno al centro, ma noi potremmo diversificare i negozi del centro in un modo, i negozi di quel poi non fare tutte le stesse cose, e io penso per esempio al centro più ad attività che possano rappresentare il territorio e non quindi il classico commerciale, e quindi dare lo specchio di quella città, il valore economico di quella città reale, che è il contributo dei vari artigianati, e nello stesso contempo penso anche alla possibilità di non finire a dare valore e forza economica a Palermo, perché di fatto è inutile che facciamo finta di non guardarla la verità, perché noi vorremmo decidere pure di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, però è un dato oggettivo. I nostri negozi, se languono, è perché poi alla fine noi per primi andiamo a Palermo, perché dentro un centro commerciale non solo troviamo tutto quello che vorremmo trovare, ma troviamo anche quello svago e quel, chiamiamolo, momento di aggregazione che non siamo riusciti a creare in altre aree, che non è soltanto lo svago e l'aggregazione che avremmo dovuto creare in un centro commerciale, ma anche quello che avremmo dovuto creare con sale multimediali, con incontri per prendere il tè, con posti dove ascoltare una musica che sia soft e quindi anche per una certa età, insomma tutte quelle cose che danno un senso di una vera città e non di una città dormitorio. La domanda che tu... Era un po' lunga, però intanto dire... dobbiamo stabilire se darci del tu o darci del lei, perché una volta tu mi dai del lei e io ti do del tu e poi viceversa, insomma. Vabbè, non fa niente. Perfetto. Utilizziamo il lei televisivo, così andiamo avanti tranquillamente. La tua domanda è una domanda molto articolata, perché merita diverse risposte e contemporaneamente un tempo maggiore rispetto a quello che noi abbiamo a disposizione, ma cerco di abbozzare un paio di risposte. Per intanto tu ti ponevi il problema, lei si poneva, televisivo, si poneva il problema del come mai non c'è mai stata una collaborazione tra le città vicine, quantomeno tra quelle più importanti, Marsala e Mazara, per poter ipotizzare insieme uno sviluppo. Bene, perché è mancato il dialogo tra le amministrazioni, perché sono mancati i cervelli e perché me lo consentiranno. Quindi è mancato tutto. No, ferma, me lo consentirà la gente di dire che sono mancati i cervelli, istante che viviamo una profondissima crisi, no? Una responsabilità ci sarà da qualche parte, vuol dire che non c'è stata programmazione, diciamo le cose come stanno. Ma mi fermo lì perché non voglio animare polemiche, dico
non c'è stata collaborazione tra le amministrazioni, non si è programmato. Io vorrei essere quel sindaco invece che da questo punto di vista vorrei iniziare un dialogo con le varie amministrazioni dei comuni del circondario. Perché? Perché vedi, ci sono delle fasi anche pre-progettuali e di finanziamento che impongono una sorta di attività consortile tra i comuni, attività consortile che molto spesso si fa solo per lo scopo. Bene, se questa attività consortile invece la si determina non solo per lo scopo diretto al finanziamento di che trattasi, ma la si fa anche per pensare ad istituire un sistema economico, come dire, infrastrutturato tra le varie anime e tra i vari settori, beh, comprenderemo che noi non diventeremo più la città di Mazara del Vallo o la città di Marsala, ma diventeremo qualcos'altro, perché di comune accordo progetteremo e programmeremo le aree utili e necessarie a che le attività economiche e commerciali, anche ma anche quelle artigianali, quelle industriali, quelle agricole e quelle agricole possono insieme fare un'attività di questo tipo. No, dico perché, anche se, perché se litigare deve portare ad avvantaggiare gli altri, brava, è meglio fare quadrato. Brava. Ma difatti voglio anche dire un'altra cosa, che la responsabilità non è da ricercare solamente addentro alla politica e ai rappresentanti e pregressi di Mazara o di Marsala o di quanto altro. So, no, so. Assolutamente no, anche a loro, perché non hanno saputo, ripeto, programmare una serie di attività. Le responsabilità sono anche da addebitare agli imprenditori che non hanno avuto nel tempo, oltre che una guida che invece sarebbe dovuta esserci da parte delle amministrazioni comunali, ma non hanno avuto nel tempo l'acume di pensare per esempio ai gruppi di acquisto tra loro in maniera tale da poter negoziare a livello commerciale, all'ingrosso, alla produzione, eccetera, eccetera, un prezzo inferiore rispetto al loro normale prezzo di acquisto, tale per cui questo prezzo gli avrebbe potuto consentire una maggiore concorrenzialità rispetto alle marche che sono normalmente presenti presso i centri commerciali. Vedi, programmare un'attività economica in una città... Come riescono a fare i commercianti rispetto alle uve, rispetto all'oppe e alle olive? Certo, ma dico io programmare... Riescono a dominare il potere, certo, ma senso. Dico io programmare un'attività economica o diverse attività economiche o uno sviluppo più in generale economico di una città non è cosa semplice, ma non è impossibile. Il problema è avere le idee chiare sul come fare, e tu ti riferivi poc'anzi per esempio alle associazioni di categoria. Beh, io chiederei loro alle associazioni di categoria, al di là dei contributi che gli vengono trasferiti dalle sedi centrali in base ai tesseramenti e roba varia, ai contributi statali, al 5 per mille, a tutta una serie di porcherie tutte italiane, bene, ma da un punto di vista pratico e della attività e della fattibilità, quali sono le indicazioni in merito alla crisi e alle risoluzioni ipotizzate che hanno somministrato ai propri assistiti? Ma se sono persone ignoranti loro di base, ho capito, me lo lasci dire. Lo dicerei io. No, io lo dico e lo sostengo, perché purtroppo non hanno le idee chiare, non sanno parlare, e non hanno un senso dell'economia, del marketing, del nulla. Per esempio, guardi, dottoressa Paganelli, è notizia di oggi, proprio oggi al telegiornale, nella parte che riguarda la finanza, quindi dopo il TG1, subito dopo il TG1, si faceva un'analisi, e l'analisi era questa: sono aumentate le sofferenze bancarie. Adesso sarebbero gli scoperti, interessi, eccetera. No, sarebbero tutti quegli scoperti che la gente non ha più possibilità di pagare, che tecnicamente vanno a sofferenza, che è l'anticamera
della morte dell'azienda, perché una volta andata a sofferenza si fa la comunicazione in Banca Italia e quindi presso tutti gli organismi di controllo, e questo significa che l'imprenditore viene inceppato nel meccanismo, viene, non ottiene più finanziamenti, perché non ottiene altri finanziamenti, vedi, perché non deve superare un certo, vedi, nel momento nel quale l'altro ieri, notizia anch'essa fresca, il governo si fa approvare in Parlamento una legge di finanziamento alle banche, sì. E lì ti invito, quando lo incontro, dove a correggere discussioni. E lì ti invito, quando lo incontro, a correggere un soggetto che tu hai intervistato l'altro giorno, che ha parlato di 7 milioni e mezzo di euro. Io lo spendo la mattina quando faccio colazione, 7 milioni e mezzo di euro, o quando rimbo il carrello di casa mia per fare la spesa. Siamo a 7 miliardi e mezzo di finanziamento, non a 7 milioni. Lo so, è stato infatti motivo di grande discussione, siamo andata a 7, anche purtroppo. Dico, siamo a 7 miliardi e mezzo di finanziamento, non diretto verso le banche. Vabbè, sarà stato nel momento nel lapsus. Quale però, nel momento nel quale, io ti ho semplicemente invitato a ricordare al tuo intervistato che, se ne sarà fatto da solo, che tra 7 milioni e mezzo e 7 miliardi e mezzo c'è un ponte. Ce ne corre. C'è un ponte, insomma, indefinibile, interminabile di differenza. No, dicevo questo e volevo significarlo in maniera più semplice possibile. Nel momento in cui è successa una bagarre enorme con i grillini, eccetera, sì, in sì. Parlamento. Il governo italiano in un unico provvedimento, oltre al resto, inserisce il finanziamento alle banche per 7 miliardi e mezzo utilizzando i fondi del tesoro e le riserve della Banca d'Italia, cosa gravissima, cosa molto grave, seppur necessaria, ma molto grave. E poi a distanza di qualche giorno, il telegiornale mi dice che sono aumentate le sofferenze. Beh, da qualche parte ci deve stare una ragione. Se le sofferenze sono aumentate è perché è stato ridotto il credito alle imprese, che ingabbiate dai limiti di fido si sono visti costretti ad andare oltre il fido, per quanto gli era stato consentito, non potendolo più rientrare quando gli è stato richiesto, per cui immediatamente passate a sofferenze. E se le banche inceppano il sistema economico finanziario d'Italia, beh, si determina una depressione economica. Attenzione! È pericolosissimo. Che è molto pericoloso. Perché un'azienda che si trova in difficoltà si vede costretta a svendere i propri prodotti, e questo determina a cascata un'altra grave conseguenza da un punto di vista economico. Perché la perdita dei posti di lavoro, ma per intanto prima della perdita del posto di lavoro ciò rappresenta una depatrimonializzazione dell'impresa. E queste sono cose di una gravità, certo, inaudita, perché il patrimonio sale. Perché significa non poter più garantire il proprio credito, e se non puoi più garantire il tuo credito, beh, io sfido il governo a non dare esiste. 700 miliardi di euro alle banche, tanto le banche non lo riconcederebbero sul tessuto economico e sociale, e le aziende sarebbero comunque destinate a fallire, e fallisce il paese Italia. C'è un altro dato che preoccupa. Ma lei, che è così bravo e così esperto in materia, come legge questa scelta forzata? Ma veda, la scelta che peraltro è antidemocratica, e questo ce lo dobbiamo dire, seppur fatta quindi da un partito che paventa l'ipotesi di essere altamente democratico, perché c'era scritto nel suo emblema, no? PD, Partito Democratico, ed è emblematico, lo dice lo stesso emblema. Ma un partito che si dice democratico e che poi agisce antidemocraticamente rispetto, alle esigenze di un intero territorio, e del suo territorio, del territorio italiano, che non dimentichiamo, ha perso la sua sovranità da questo punto di vista, è un fatto che fa preoccupare, notevolmente ci fa preoccupare. Perché veda, non è grave aver finanziato le banche, no? È grave non aver finanziato le imprese e le famiglie. Certo. Che è un altro problema, che si traduce in problema sociale, che si produce in altri termini, in una sola parola, disaffezione.
disaffezione. Qui noi ci ritroviamo gente che si è fermata, perché non è più animata dalla forza di fare qualcosa. Però c'è una cosa ancora più grave. I governi dicono di contrastare le mafie e di contrastare l'usura, poi la favoriscono, poi la determinano, poi ne colludono. Ma mi scusi, dottoressa Paganelli, il governo dice di contrastare le mafie, di far questo, di far quello, ma io posso farlo un invito? Posso pretendere di essere controllato come candidato sindaco per verificare se i miei candidati all'interno delle mie liste hanno ottenuto negli ultimi mesi favori a famiglie e familiari? Per il mio tramite o per il tramite della mia famiglia o degli amici dei miei amici? Ma lei mi parla di mafie in un momento nel quale a Mazara, probabilmente, io non lo so, ma dico, posso chiedere che al candidato sindaco Roberto Frazzetta venga fatta un'indagine specifica? No, io chiedo per che tutti i candidati venga fatta un'indagine specifica. Ma per intanto al candidato sindaco Roberto Frazzetta, per vedere se attualmente la formazione delle liste, delle proprie liste, prevedono soggetti che nell'ultimo periodo hanno ottenuto favori di qualsiasi genere. Anche in campo lavorativo. Soprattutto in campo lavorativo, io ma io parlo di me, non parlo di altri, per dire che se non si scardina un sistema di questo tipo, dottoressa Paganelli, noi saremmo qui a sederci insieme chissà quante altre volte, ma a parlare sempre delle stesse cose. Lei si cambia, invece, le nazionali. Ma quali nazionali, dottoressa Paganelli? Io non ho nemmeno i soldi per fare l'amministratore, per candidarmi ad amministratore di condominio, e lei mi parla di nazionali. Lei sa come però funzionano anche lì le nazionali. Però lo se fa hai i soldi, non è giusto. Ho capito, ma cosa ci vuol fare? Questa è la democrazia pretesa anche dal Partito Democratico, non solo da lui, da tutti quelli che determinano la legge elettorale e, come dire, il sistema in generale. Ma è questo, cosa ci possiamo fare? Veda, io una volta ho avuto il piacere di potermi confrontare con un altissimo personaggio dell'alta finanza. Io, mio padre mi insegnò una cosa e a me disse, ed è stato, come dire, la guida della mia vita, e a me disse, glielo dico in siciliano, sperando che io la capisca, sì, frequenta chi meglio ritia e perdici le spese. Sì. Bene, io questa cosa mi ha accompagnato. Si dice a Roma in un altro modo, comunque. Sì, frequenta quelli meglio di te, migliori di te, insomma, se ci perdi non ha importanza. Però ci guadagni in immagine, ci guadagni in stile, ci guadagni in cultura, ci guadagni in conoscenze, ci guadagni in possenza, in possibilità, in mille altre cose. Bene, infatti, questa cosa. Io vedo dei candidati sindaci, perché oramai giro, che hanno intorno delle persone, dei personaggi, di uno squallore che solo a vederli, già io ho il quadro totale della situazione. Lo lascio alla sua immaginazione, io dico semplicemente, io le dico semplicemente per dirle quello che le volevo dire, prima che lei mi interrompesse, io ho sentito questo, no, assolutamente, lei fa il suo mestiere, lo fa bene, lo fa egregiamente ed è giusto che lo faccia così come lo fa, perché è spontanea e mi piace così com'è. Ma dico, io questo insegnamento di mio padre me lo sono portato per la vita e mi ha caratterizzato, cerco di trasferirlo anche ai miei figli. E ho incontrato nella mia vita ciò che io definisco un mio grande maestro da un punto di vista, che oggi non c'è più, è morto, da un punto di vista professionale. E questo soggetto in un tempo non molto lontano, perché è morto 7-8 anni fa, ma era una delle più grandi espressioni dell'economia d'Italia, dottore Pignatelli, il nome le dirà pur qualcosa. Sì, certamente. Mi diceva, Roberto, devi sapere che non tutte le ciambelle vengono col buco, ma non ti devi preoccupare, perché la bontà non sta nel fatto che la ciambella abbia il buco, sta negli ingredienti, se sono stati ben dosati ed eventualmente ben conditi e ben cotti all'interno del forno. Ed è significativo tutto ciò che mi disse il dottor Pignatelli. Mi insegnò che la sostanza conta più della forma. Che la sostanza volta e conta più della forma e soprattutto conta più della forza, che taluni intendono trasferire
in giro per la gente, che spesso poi si traduce con prepotenza, che poi si traduce con prepotenza. Vedi, uno dei temi che a me sta molto a cuore per questa città è per esempio il problema del lavoro, il dramma del lavoro, o quantomeno della mancanza di lavoro, soprattutto in questi ultimi anni. Io faccio politica, ti ripeto, da appena 4 anni, politica attiva. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Ed è fondata anche su tante altre cose, non solo sul lavoro, è fondata anche sul rispetto, è fondata sulla libertà, è fondata su tanti altri principi, ma parliamo di lavoro. Perché anche la libertà dell'articolo 21. Perché sennò tu mi trasporti intorno a tante cose che poi ci fanno diventare anche leggermente filosofi, e non è il caso. Ma voglio dire semplicemente una cosa. Il problema del lavoro a Mazara è un problema molto grave, che se fosse stato gestito, come dire, in una determinata maniera e con un po' più di coraggio, probabilmente oggi non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo. Una delle cose che io intendo sbloccare laddove dovessi diventare sindaco è questo alone di paura che immediatamente si cala sul sindaco eletto, perché noi veniamo considerati come una parte sganciata dell'Italia, come se noi fossimo un'altra Italia, perché qui c'è la legge antimafia, perché c'è quello, perché c'è quell'altro. E allora a Milano sembra che mafia non ce ne sia. Io vorrei ricordare che c'è la Ndrangheta, a chi si occupa di mafia, che la mafia si sposta dove ci sono i capitali, qui i capitali non ce ne sono più, purtroppo. E infatti per loro hanno perso il lavoro, a volte devono inventarsi qualcosa per poter intervenire, ma la vadano a trovare dove effettivamente è la mafia, che non è più qui, ed eventualmente estendere la legge antimafia anche a quei territori dove si dice che mafia non ce n'è, come Milano, Torino, altre zone. No, ma adesso si dice che c'è. Però voglio dire questo, bene, lo strumento per poter risolvere immediatamente, anche parzialmente, il problema del lavoro, soprattutto edile, e dell'indotto del rapporto ha parlato della Lombardia, e ha detto edile. Certo, ha detto tutto. Ma lo dico, veda, dottoressa Paganelli, io lo dico convinto delle cose che dico, perché veda, il cottimo fiduciario sarebbe una soluzione per risolvere nell'immediato i problemi del lavoro a Mazara del Vallo, perché paradossalmente cosa si è verificato? Che le nostre aziende, che per effetto delle sofferenze bancarie, del DURC non in regola, dei limiti imposti dalla legge per poter partecipare a gare d'appalto di un certo tipo, eccetera, eccetera, di fatto non possono partecipare. Però e allora i lavori. È giusto che sia in regola il DURC. Perché molto spesso rappresenta il non aver pagato. Sì, dottoressa Paganelli. Giusti ai lavoratori. Sì, dottoressa Paganelli, io sono contro l'evasione fiscale, ma sono in favore. No, io sono più che altro contro garantire a chi lavora. Assolutamente, mi faccio finire il concetto, vedrà che ci comprendiamo. Io sono contro l'evasione fiscale, attenzione, ma sono in favore del debito da parte dell'imprenditore, che è altra cosa. In favore dello Stato, se è per fatto di necessità e di sopravvivenza dell'azienda. E siccome noi oggi siamo in guerra, amo utilizzare un termine molto caro a un mio amico sostenitore, con il quale a volte litighiamo da questo punto di vista, perché io dico, se c'è la legge va rispettata, e se si deve pagare tu devi andare a pagare, quello mi dice, ma io devo fare la spesa prima di andare a pagare le imposte. Beh, da un certo punto di vista non mi sento di dargli torto, ciò non di meno, però comprendo anche che tutto questo sistema ha inceppato il meccanismo del lavoro nella mia città, perché io vedo la realtà della mia città, perché le aziende della mia città non sono nelle condizioni strutturali, economiche, anche per effetto delle sofferenze bancarie, della riduzione, dell'elargizione del credito da parte delle banche, non sono più nelle condizioni di poter partecipare a gare di un certo tipo. E allora io dico che per esempio si possono fare le stesse gare e spezzettarle in stralci funzionali al di sotto di 150.000 euro ed affidarli attraverso i cottimi fiduciari o procedure particolari consentite dalla legge ai soggetti, imprese locali che garantiscono il lavoro locale. Io non sono perché non venga a lavorare da noi l'impresa di Venezia piuttosto che di Milano piuttosto che di Torino. Attenzione,
sono però per garantire il lavoro ai miei cittadini. È uno degli strumenti ormai consolidati che consente di poter fare ciò che io dico e il ritorno al cottimo fiduciario che negli ultimi 4 anni a Mazara è stato abbandonato. Abbandonato perché? Perché per siccome è il ritorno al discorso di prima, perché siccome il sindaco eletto ha paura di entrare in un meccanismo secondo il quale un magistrato anche con pantaloncini corti possa permettersi di ipotizzare chissà che cosa, un sindaco si tiene fuori da questa responsabilità e dice facciamo gare d'appalto anche per 10.000 euro. Non è così, è sbagliato. E allora io dico, se diventerò sindaco della città, che ritornerò a tanto... Però di un sistema che va che, completamente attenzione, smontato. Ritornerò a tanto pretendendo dal prefetto di Trapani, che è, ricordiamo, il responsabile UTG, cioè a dire il responsabile dell'ufficio territoriale del governo in provincia, pretendendo da sua eccellenza il prefetto che sovrintenda attraverso un protocollo di legalità tutte le operazioni che condurranno alla concessione dei cottimi fiduciari da assegnare. In modo tale che si riesca in questa maniera, io traduco il pensiero, ad ottenere il risultato che serve per rilanciare il territorio, attribuendo a ognuno una parte di responsabilità, così si chiamano tutti dentro, e nessuno fa il furbo che poi finisce per contestare magari a un sindaco che ha voluto impegnarsi per questa cosa, a creare lavoro, per impegnarsi per una cosa seria e fondamentale, da dire chissà tu quali altri giri. Allora ci chiamiamo tutti dentro, ognuno si assume le proprie responsabilità a seconda degli incarichi che riveste, e in questo modo secondo me avremo anche risolto tanti problemi. Sono d'accordo su questa idea, è chiaro che poi va vista, va analizzata, cioè, però come idea di base è un'idea importante, perché molto spesso se il sindaco non fa determinate cose che io per prima gli lamento, per prima gli contesto, è proprio perché a volte, ecco, si ha paura di questi ingranaggi. Allora noi dobbiamo uscire da questi ingranaggi, dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire che forse garantire la legalità è fondamentale, ma il modo con cui stiamo cercando di garantirla ci ha legato tra legacci e legacciuoli che ci impediscono di vivere. Allora quando qualcosa finisce per essere anziché funzionale, disfunzionale, va rivisto sicuramente. Per esempio, noi abbiamo parlato, perché con te, insomma, è facile trascinarsi di qua. Con te, con lei, eccetera. No, dico con lei è facile. Mi ritrovo bene da questo punto di vista. È facile, come dire, salire sulle nuvole senza nessuno strumento di spinta, no? Assolutamente no. Però voglio dire, veda, si parla tanto di turismo, andiamo spesso a fare una gita fuori, ci stranizziamo del come mai le cittadine all'estero sono curate in una determinata maniera, veniamo con gli occhi pieni, eccetera. Le strade belle, pulite, ordinate. Ma lei non crede, abbiamo parlato di grandi cose, possiamo parlare anche di piccole cose. Ma queste piccole cose sono grandi cose. Che poi diventano nel suo insieme grandi cose. Ma lei non crede, dottoressa Paganelli, che per fare alcune cosette, per poter presentare la città da un punto di vista turistico elegante, ci vuole veramente poco? Se io dovessi diventare sindaco, al di là delle cose che dico, che farò, delle grandi cose, eccetera, posso parlare anche di piccole cose. Non sarebbe una bella idea, per esempio per lei, che io istituissi un premio da elargire, che devo dire, al più bel balcone floreale della città. Ah, che si fa in molte città del nord. Ma secondo lei non sarebbe bello, per esempio, che io istituissi un premio a chi per esempio farebbe la più bella ristrutturazione del prospetto di casa propria nel centro storico? E secondo lei non sarebbe bello che io, per esempio, anche se dovessi fare il piano del colore? Certamente, no, ma Mazara già esiste, un regolamento. Mantenendo. Ma secondo lei non sarebbe bello, non sarebbe straordinario che lei turista, che approda a Mazara del Vallo, che si ferma ad un incrocio, che parla l'inglese, si ferma con un vigile urbano, che la comprende, che le può dare le indicazioni
E allora non sarebbe straordinario che un sindaco si intesti anche questa battaglia, quella della formazione, per esempio, anche dei vigili urbani, che è il primo soggetto che il turista incontra e con il quale si ferma per avere indicazioni. Anche perché è un soggetto attendibile. E non sarebbe bello, per esempio, da un punto di vista del risparmio e non solo, ma da un punto di vista architettonico, dello schema, dello stile, che noi ci si doti, per esempio, di un'illuminazione di ultima generazione, magari lo immagino, lo sogno così, anch'io sono un sognatore. E immagino di poter chiudere gli occhi e svegliarmi domani e trovare le cose che io dico realizzate. Ma non sarebbe bello svegliarsi e vedere, per esempio, un'illuminazione mutata, magari con il risparmio, con luce a risparmio energetico, magari con l'utilizzo dei raggi del sole che si traducono in energia e che producono una riduzione dei costi all'ente, che contestualmente riducono l'imposizione da un punto di vista delle tasse e delle imposte a carico dei cittadini. Ma è difficile che si realizzino queste cose. Ma come si compra un palo 3.000 euro al mese perché porta una certa marca sempre utilizzata e non si comprende perché? Non è possibile che noi si ricerchi su un mercato globale da qualche parte del mondo un palo che probabilmente ne costa 250 di euro e che contemporaneamente non mi produce costi a carico del bilancio comunale che poi si traducono in tasse. Ma sono cose impossibili da realizzare. Secondo me sono cose di una semplicità inaudita che in mano ad un sindaco oculato rappresenterebbero l'esempio da esportare in giro per il mondo. Bene, allora io devo assolutamente salutare il nostro candidato a sindaco Roberto Frazzetta, che come vedete è poliedrico, parla di tutto, parla bene, sa parlare, ma soprattutto ha le idee chiare. E vi chiedo una cortesia, attenzione, non votate chi vi promette un posto di lavoro e non votate le persone che non hanno idee, perché poi ricadrebbe su di voi. Chiunque voi votiate, sappiate votare. Noi ringraziamo... Lei è un ottimo sponsor. Ringraziamo l'avvocato Frazzetta e il commercialista Frazzetta per essere stato un avvocato, perché ho solo nozioni di diritto e nient'altro. Sì, perché si studiano anche nella sua facoltà. Lo ringraziamo per essere stato con noi e voi tutti per l'ascolto. Grazie. Grazie. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati. Stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani. Sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?